Ah, sicuramente manca poco, ma mi piace pensare che la pausa di questi 5 mesi ci ha fatto bene più che ci abbiamo svantaggiato. Quindi credo che sia un po' come andare in bicicletta, che una volta che torni, forse magari non vai subito, no, velocissimo, ma appena riprendi è come una volta, sicuramente. Quindi siamo veramente pronti, manca poco e niente, vediamo come va a finire. Guarda, sicuramente questa qua è la mia 7ª stagione e ti dico che non mancano mai gli stimoli per migliorare o per migliorarsi, quindi sicuramente spero e voglio fare una gran stagione come ho voluto e ho sperato di farle sempre, ovviamente. E niente, quindi passa sempre dal lavoro, no? Quindi sempre testa bassa, cercare di lavorare il più duro possibile, poi insomma si raccoglie quel che si semina. No, sai, sicuramente poter giocare due ruoli, anche viste le nuove regole, probabilmente può avvantaggiarmi, poi sai, dipende molto dagli allenatori, dal tipo di squadra che vogliono schierare, dal tipo di gioco che ha la squadra, quindi ti dico, sicuramente potrebbe essere una piccola freccia, no? in più nel mio arco, però io comunque non penso mai ad avere un vantaggio, no? Cerco sempre, come dicevo prima, di cercare di lavorare il più duro possibile, di farmi trovare sempre pronto e poi si gioca anche pilone se si deve, insomma, basta giocare. Ma ti dico, sicuramente quest'anno, visto che sono cambiate un po' le regole, potrebbe essere utile migliorare, insomma, in vista delle regole, dei cambiamenti che, insomma, che il rugby ogni anno, comunque ogni giorno sembra che, insomma, che evolva, no? Quindi secondo me, sai, il fatto di adesso dover essere magari più reattivi sulla rack per andare a prendere la palla piuttosto che più resistenti a rimanere sopra, potrebbe essere una cosa utile da lavorare in maniera diversa da come abbiamo lavorato, da come l'ho lavorata negli anni passati, e quindi sicuramente ci sono gli aspetti del gioco, viste le nuove regole, per i quali si potrebbe lavorare in maniera molto più specifica. Intendo fare questo. Tutti credo, ma io personalmente intendo fare questo. Ah, io credo che più che per loro sarà dura anche per noi non averli allo stadio. Sarà strano non avere i tifosi allo stadio. Gli chiedo di portare pazienza, come insomma dobbiamo portare un po' noi. E secondo me sarà anche forse più bello una volta che, sai, come quando non sai che ti manca qualcosa fin quando, non so, non te la tolgono oppure non ti viene tolta, no? Quindi ti dico, secondo me potremmo apprezzare forse ancora di più avere il pubblico allo stadio e loro avere noi dentro lo stadio che giochiamo. Quindi mando un abbraccio a tutti, spero che siate tutti in salute, insomma, e ci vediamo allo stadio presto.